crisi a Milano non accenna a fermarsi. Secondo i dati della Caritas diocesana, ormai, guardando chi si rivolge agli sportelli in cerca di aiuto, si trova un italiano su tre. L'ex ministro del Tesoro, Giulio Tremonti, è indagato per corruzione per una presunta tangente da Finmeccanica. Oggi le perquisizioni dei carabinieri nel suo studio di Milano. In anticipo sulla celebrazione dei defunti sono stati ricordati al cimitero maggiore di Milano i caduti per la libertà che hanno combattuto il nazismo e il fascismo. Buonasera, buonasera anche dal TGN, benvenuti a questa edizione. Lo avete sentito dai titoli, è stato presentato il rapporto della Caritas diocesana, quello che riguarda le povertà, e le notizie di quest'anno non sono delle migliori. Infatti il rapporto riguarda la presenza dei poveri, delle persone che chiedono aiuto agli sportelli della Caritas. Ebbene, quest'anno uno su tre di queste persone è italiana, contro uno su quattro, che era la media dello scorso anno. Ma vediamo nel servizio di Anna Maria Braccini. Dopo sei anni di crisi, i poveri, e non c'è da stupirsi, sono sempre di più. Ma i trend in atto descrivono una situazione sociale drammatica. Quella che raccontano i dati del 13° rapporto Caritas sulle povertà nella diocesi di Milano, dove a chiedere aiuto ai 58 centri di ascolto Caritas diffusi sul territorio della Chiesa di Milano e ai servizi di accoglienza, sono arrivate nel corso del 2013 55.718 richieste, con un aumento sensibile degli italiani. Dall'inizio della crisi l'incremento fra i nostri connazionali è stato infatti del 23,5%, in media un 4% in più ogni anno. Insomma, se prima della crisi i connazionali erano un quarto degli utenti Caritas, nel 2013 sono diventati un terzo. E si incrementano anche i cosiddetti disoccupati di lungo periodo, raggiungendo per numero coloro che hanno perso il lavoro da meno di un anno. La situazione riguarda tutte le fasce di età, ma la più a rischio è quella fra i 55 e i 64 anni. Insomma, gli over 55 che perdono il lavoro diventano poveri cronici, senza nessuna assistenza pubblica. Una condizione di mezzo che rischia di trasformarli in esodati a vita. Molto significativo è l'aumento di disoccupati di lungo periodo. Questi sei anni sono aumentati del 74,4%. Quindi sempre più persone non riescono a reinserirsi sul mercato del lavoro. Non riuscendo a trovare un nuovo impiego, ci si rivolge ai centri Caritas per ricevere un aiuto ad affrontare le spese non comprimibili, bollette e affitti. Ci si accontenta di chiedere l'aiuto per pagare la bolletta, l'aiuto alimentare, ma appunto assistiamo alla necessità di dover maggiormente stimolare queste persone, ripeto, a recuperare un coraggio e un protagonismo. E non è un caso che dal 2008 al 2013 il numero di chi ha chiesto sussidi economici sia aumentato del 131%. E poi si deve considerare la guerra tra poveri, che sempre di più oppone vecchi e nuovi immigrati, disoccupati e sottoccupati di qualsiasi nazionalità. La cronaca: l'ex ministro del Tesoro di Berlusconi, Giulio Tremonti, è indagato per corruzione per una presunta tangente di 2.400.000 euro che nel marzo del 2009 l'ex ministro del Tesoro avrebbe incassato da Finmeccanica in cambio dell'ammorbidimento della propria iniziale contrarietà al controverso e stratosferico acquisto per 3.400.000 euro di euro nel luglio del 2008 della società statunitense DRS, che era fornitrice del Pentagono. Oggi i carabinieri hanno perquisito lo studio legale tributario milanese del quale è socio Tremonti. Dal canto suo Tremonti ha replicato alle notizie: non ho mai chiesto o sollecitato nulla e in nessun modo proprio da Finmeccanica, anche per questo come sempre ho assoluta fiducia nella giustizia. Ancora la cronaca giudiziaria, parliamo del caso Iara, perché nel giorno del suo 44° compleanno, per il quale ha ricevuto in carcere la visita di moglie e figli, Massimo Bossetti, l'uomo accusato dell'omicidio di Iara Gambirasio, ha ricevuto la revoca del regime di isolamento in cui si trovava dal giorno del suo arresto, ovvero 4 mesi fa. Situazione in cui si trovava come forma di protezione, viste le conseguenze che il codice dei carcerati prevede per chi viene arrestato per reati legati ai minori. Con ogni probabilità Bossetti sarà ospitato nel reparto protetti, cioè i detenuti accusati di reati sessuali di vario tipo, dalla pedofilia allo stupro, o di crimini che potrebbero esporli a ritorsioni da parte dei compagni di cella. Ed è stato presentato questa mattina a Palazzo Marino il manuale anti-stalking,
un fenomeno, appunto quello dello stalking, che negli ultimi 4 anni ha coinvolto 690 casi denunciati a Milano. In Italia viene uccisa una donna ogni 3 giorni da mariti, fidanzati, conviventi ed ex. Un dramma spesso sottovalutato che rientra nelle tristi ma purtroppo consuete notizie di cronaca nera. 690 sono le vittime milanesi di stalking dall'ottobre del 2010 sino ad oggi. Per l'84% si tratta di donne e il 16% riguarda gli uomini. Il 59% ha un'età compresa tra i 26 e i 45 anni. L'88% delle vittime è di cittadinanza italiana, così come il 76% degli aggressori. Nel 48% dei casi l'aggressore è un ex partner. Solo nell'8% dei casi si tratta di una persona sconosciuta. I dati sono stati comunicati oggi a Palazzo Marino da Telefono Donna, centro di ascolto e consulenza dedicato a quanti subiscono violenze, soprusi e stalking. Telefono Donna ha presentato un manuale multilingue per dare un aiuto concreto a quanti hanno subito aggressioni. Il manuale anti-stalking è una guida a conoscere più da vicino e nel dettaglio il fenomeno dello stalking, perché tante donne che si sono anche già rivolte al nostro sportello erano vittime e non erano consapevoli. Avete fatto anche un'applicazione per telefono? Sì, al passo con i tempi e con la tecnologia abbiamo realizzato quest'app multilingue, quindi questo è un aspetto assolutamente nuovo, quindi in 5 lingue e scaricabile su Android e iOS, e quest'app permetterà addirittura di realizzare un proprio diario giorno per giorno, nel quale si potranno annotare tutte le vicende che accadono, gli appostamenti che vengono registrati, le telefonate, gli sms. Ci sarà la possibilità di inviare tutto questo pacchetto di notizie direttamente a noi e poi noi ci colleghiamo con le forze dell'ordine. Purtroppo è una cosa da dire, solo il 7,3% delle donne denunciano, perciò aiutiamo le donne ad avere forza, ad avere il coraggio veramente di denunciare, tenendo conto anche di un fatto che al numero 1522, che è il numero nazionale al quale rispondono appunto tanti operatori nell'emergenza, Regione Lombardia si trova al secondo posto come numero di telefonate. Vuol dire che le donne lombarde hanno bisogno di una mano, hanno bisogno di chi dia loro veramente un aiuto vero e concreto. A proposito di violenze sessuali, un egiziano di 29 anni è stato arrestato dai carabinieri per violenza sessuale e violenza privata per 2 aggressioni avvenute ieri all'interno del parco Trotter. Nel pomeriggio ha aggredito verbalmente le famiglie che si trovavano sul luogo, poi ha afferrato una bambina al collo e l'ha scaraventata per terra. Mentre arrivavano le chiamate di aiuto, anche da una scuola elementare che si trova vicino, il nordafricano si è allontanato e, non contento di quello che aveva fatto, ha palpeggiato una ragazza di 21 anni incrociata al parco. La giovane è riuscita a liberarsi ed è scappata. Pochi minuti dopo sono arrivati i carabinieri, hanno trovato lo straniero, che è regolare e con un precedente, e lo hanno arrestato. E adesso parliamo della legionella. Sapete i casi avvenuti a Bresso e anche a Cinisello, la fonte dei casi di legionella che si sono registrate nelle settimane scorse sta molto probabilmente nell'acqua delle singole abitazioni. Lo spiega Cicognali, il direttore del servizio di igiene e sanità pubblica della ASL di Milano, dopo che i controlli condotti sui campioni prelevati dai pozzi e dalla rete pubblica hanno dato esito negativo, mentre quelli nelle case sembrano essere positivi. I dati definitivi non ci sono, ma quelli preliminari indicano la presenza di qualcosa nei campioni prelevati a casa dei malati. C'è quindi la possibilità che il rischio sia nelle singole abitazioni, anche se la conferma si avrà entro un paio di giorni con i risultati definitivi. Restano dunque valide le misure precauzionali indicate dal comune di Bresso, cioè evitare l'utilizzo della doccia, di vasche con idromassaggio, di irrigare i giardini utilizzando pompe con diffusori a spruzzo e anche l'uso di umidificatori riempiti con acqua del rubinetto. Questo in attesa di avere l'esito definitivo. I caduti per la libertà del nostro paese che hanno lottato contro il fascismo e il nazismo sono stati ricordati questa mattina nel corso di una cerimonia al Campo della Gloria.
del Cimitero Maggiore di Milano, questo ovviamente in anticipo rispetto alla ricorrenza dei defunti del 2 di novembre. È stato ribadito che nulla deve essere dimenticato e che il sacrificio di quanti sono morti per il nostro paese venga rimandato alle giovani generazioni. Vediamo. Cerimonia stamane al Cimitero Maggiore di Milano per ricordare i combattenti per la libertà, i partigiani, i deportati, i caduti nei lager nazisti della Seconda Guerra Mondiale. Il ricordo è avvenuto al Campo della Gloria, presenti autorità delle istituzioni locali milanesi e lombarde, militari e rappresentanti religiosi. Due lettere scritte da persone, poi cadute per la libertà, sono state lette da studenti del quarto anno del liceo artistico di Brera. Da più oratori è stata sottolineata l'importanza della memoria, il ricordo di quanti che, grazie al loro sacrificio, ci hanno consegnato la libertà e la democrazia, elementi non perenni ma che vanno custoditi e incrementati giorno dopo giorno. Se non si conosce la nostra storia, non si può essere liberi nel vero senso del termine. In rappresentanza del sindaco di Milano, l'assessore Franco D'Alfonso. Il paese che amiamo, che è cresciuto, si è sviluppato economicamente e soprattutto civilmente dopo la fine della guerra, è nato grazie a questi uomini e a queste donne. Oggi rendiamo loro omaggio con la nostra riconoscenza e con il nostro affetto. Diciamo loro grazie per l'eredità che ci hanno lasciato e per i frutti del loro sacrificio. È un momento di grande attualità, non soltanto perché è doveroso ricordare chi ha dato la propria vita per liberarci dal nazifascismo, ma anche perché bisogna rilanciare nella società contemporanea i valori per i quali i combattenti per la libertà si sono battuti, che sono i valori della pace, della solidarietà, della politica intesa come impegno e come servizio alla collettività e non come occupazione di posti. Credo che questi siano gli elementi fondamentali che noi dobbiamo ricordare e rilanciare in una società che sembra aver perso la memoria e viva soltanto nel presente. Una donna milanese di 36 anni, lo riporta l'ANSA, incinta di 24 settimane, è stata dichiarata clinicamente morta in seguito ad una grave emorragia cerebrale. È stata portata all'ospedale San Raffaele di Milano e ora i medici stanno tentando di tutto per far sopravvivere almeno il feto. L'obiettivo è attendere almeno un mese per aumentare il più possibile le sue chance di sopravvivere. Si tratta di un caso che ha pochissimi precedenti al mondo. La donna è arrivata in ospedale una settimana fa in ambulanza, ma della vicenda si è appreso soltanto oggi. È seguita dal professor Massimo Candiani, primario della ginecologia del San Raffaele, e dal professor Luigi Beretta, direttore dell'anestesia e neuroreanimazione. I sanitari stanno assistendo in tutti i modi la donna, appunto per evitare soprattutto problemi al feto, che al momento pesa solamente 500 grammi. Adesso parliamo di Expo. Oggi ha parlato il commissario unico Giuseppe Sala. Expo Bene sta per lanciare un bando per 140 giovani da inquadrare per un anno come servizio civile nell'ambito dell'evento. Sala ha spiegato che il budget è di 800.000 euro per 140 giovani per 12 mesi di servizio a supporto della partecipazione delle organizzazioni della società civile dei paesi emergenti. Il trattamento previsto è di circa 433 euro al mese, così come prevede il servizio civile in generale. Sala ha anche parlato dei lavori, ha detto che il cantiere Expo al momento si trova all'80% delle infrastrutture. E non c'è pace per la regione Lombardia di Formigoni. Dopo lo scandalo dei rimborsi arriva anche quello delle consulenze, perché Domenico Zambetti, Giulio Boscagli, che è cognato di Formigoni, e Mario Scotti sono i tre ex assessori regionali indagati nell'ambito di un'inchiesta con al centro appunto presunte irregolarità in contratti di collaborazione occasionale consulenza, per i quali la Regione Lombardia ha speso oltre 260.000 euro e che vede coinvolti anche 7 consiglieri. Due di questi sono ancora in carica, si tratta di Luca Gaffuri del Partito Democratico e Daniele Luca Ferrazzi della lista Maroni. Gli altri sono Valentini Puccitelli, che era del PDL, Gianmario sempre del PDL, Rinaldin e Guarischi del PDL, insieme a Carlo Porcari del Partito Democratico. E adesso parliamo delle multe, perché il Comune di Milano ha chiesto maggiore inflessibilità da parte dei vigili urbani e più contravvenzioni, soprattutto per quanto riguarda il divieto di sosta. Stanno per essere installate nuove telecamere sui viali maggiormente trafficati. Vediamo.
Sicuramente la notizia non farà piacere agli automobilisti milanesi. I vigili urbani dovranno essere maggiormente intransigenti e comminare più multe per sosta vietata in tutte le 9 zone del capoluogo lombardo. L'invito è contenuto in una circolare inviata dall'assessore alla sicurezza Marco Granelli. Attualmente le multe per questo tipo di infrazione sono sotto quota 1000 al mese in ogni zona e sotto le 2000 nel centro storico. Insomma, troppo poco per i vertici di Palazzo Marino. Bisogna invertire la rotta e dunque i vigili dovranno mettere mano con maggiore frequenza al blocchetto con le ricevute dei verbali. Secondo i dati analizzati, sembra che i vigili di quartiere siano troppo comprensivi verso i trasgressori. Il Comune chiede maggiore rigidità agli agenti di polizia locale, mentre si avvicina il 2015, anno di Expo. Con l'arrivo, si spera, di una ventina di milioni di persone in 6 mesi, il traffico dovrà essere più fluido, con meno intralci e dunque scatterà anche la caccia alla sosta selvaggia. La diminuzione delle contravvenzioni è comunque in parte anche dovuta alla diminuzione del traffico a causa della crisi economica, fenomeno che sta coinvolgendo un po' tutte le grandi città. Nel 2013 c'è stato un crollo delle multe, 2 milioni e 100 mila contravvenzioni. Quest'anno si arriverà complessivamente a 2 milioni e 400 mila sanzioni, ma Palazzo Marino per il prossimo anno chiede alla propria vigilanza di fare di più. Più contravvenzioni, si pensa a migliore fluidità nella circolazione, meno incidenti e, ovviamente, più fondi nelle casse comunali. Le multe per sosta vietata rappresentano il 90% di tutte le sanzioni, ad eccezione di area C e zone a traffico limitato che da sempre producono ottimi incassi. Aumenteranno gli autovelox e in generale le telecamere. Nuovi occhi elettronici in via Novara, in viale Fulvio Testi e in viale Enrico Fermi. Entro breve verranno installate anche 12 nuove telecamere che multano il passaggio con il semaforo rosso. Insomma, per gli automobilisti si annunciano tempi sempre più duri. Ora parliamo di case popolari, di occupazione. C'è una dichiarazione che farà discutere da parte del segretario federale della Lega Nord, Matteo Salvini. Salvini ha detto: la situazione dell'occupazione delle case popolari da parte degli abusivi a Milano è ormai fuori controllo. In alcuni quartieri della città bisogna mandare l'esercito, avete capito bene, l'esercito italiano. Centinaia di uomini che facciano un lavoro porta a porta per controllare tutti gli abitanti delle case popolari. Se trovano un abusivo lo devono prendere e buttare fuori immediatamente. I 4-5 vigili che il comune manda non servono a nulla. Inoltre lo stesso sindaco Pisapia su queste vicende ha delle pesanti responsabilità nell'aver sospeso più volte gli sgomberi. Oggi la situazione non è più accettabile, l'unico modo, appunto, ha concluso Salvini, è quello di far intervenire appunto l'esercito. Questa era l'ultima notizia, io mi fermo qua, ma vi ricordo come al solito che subito dopo il TGN vanno in onda le previsioni del tempo a cura di meteolive.it e subito dopo Nova Stadio Sprint con Michele Marchetti e i suoi ospiti, che ovviamente commenterà la giornata di campionato infrasettimanale di ieri. Grazie per la vostra attenzione, arrivederci.